diamo le spalle al work compartment di Svezda ed entriamo nel transfer compartment. È una camera sferica che ha tre boccaporti: quello frontale, che ci porterà verso Zarya, quello superiore, quindi allo zenith sopra la nostra testa con il modulo Poisk, e quello inferiore al Nadir con il modulo Pierce. Questa camera può essere usata come airlock durante le EVA, ma come mai parliamo di EVA, di passeggiate spaziali, proprio qui? Perché questi due moduli sono quelli utilizzati dai cosmonauti russi per uscire nello spazio. Se entriamo in uno dei due moduli, ad esempio in Poisk, quello superiore, vediamo già alle pareti le due tute Orlan, che sono il corrispettivo russo delle tute EMU americane. Abbiamo già parlato delle tute EMU nella scorsa stagione, ma trovate anche i video standalone su YouTube. La differenza principale tra un Orlan e una EMU è che quest'ultime, quelle americane, sono modulari, quindi l'upper torso è staccato dalle braccia e dalle gambe. Invece le Orlan sono un pezzo unico e quindi le misure sono quelle. Vicino sulla parete, vicino alle tute Orlan, sotto a questi borsoni, intravediamo un hatch, che è un portellone per uscire per poi andare a fare le EVA. L'altro portellone, ogni modulo ne ha due, è sulla parete frontale. In fondo al modulo c'è un docking port che serve per l'attracco delle Soyuz e delle Progress. In questo momento, agosto 2017, dietro al docking port di Poisk c'è attraccata la Soyuz MS-04, che è quella che ha portato a bordo della stazione l'Expedition 51 con Fyodor Yurchikhin e Jack Fisher. Se guardiamo attorno alle pareti del modulo, notiamo dei fazzoletti o dei tovaglioli di carta asciutti. Ne vedremo un po' lungo tutta la stazione. Servono per raccogliere l'umidità dell'atmosfera interna e poi trasformarla in acqua potabile. Torniamo nel transfer compartment per andare nel modulo Pierce, che è quello al Nadir, cioè quello che guarda verso la Terra. Fondamentalmente i due moduli sono simili e vengono usati come magazzino per lo più, però vediamo tutto attorno alle pareti dei tubi e dei cavi, perché questi due moduli hanno dei sistemi di energia supplementare per la stazione spaziale e delle interfacce per inviare e ricevere i dati dagli esperimenti esterni, che possono essere le fotocamere che riprendono la superficie terrestre o anche i veri e propri esperimenti che hanno bisogno di essere esposti al vuoto dello spazio. Il modulo Pierce avrebbe in realtà già dovuto essere deorbitato nel 2014 o al più tardi quest'anno nel 2017, perché al suo posto sarebbe dovuto arrivare il modulo Nauka, un nuovo modulo russo. Solo che i continui posticipi dei lanci di questo modulo l'hanno mantenuto a terra nei magazzini un po' troppo tempo e adesso ha dei problemi di sicurezza. In particolare ha un problema di contaminazione e quindi gli ingegneri lo devono smontare le parti interessate, non tutto, e cercare di pulirlo e rimontarlo. Capiamo bene che è un lavoro parecchio lungo e complicato e quindi finché non arriverà Nauka sulla stazione spaziale abbiamo il modulo Pierce. Questi due moduli sono lunghi 5 metri e hanno un diametro di 2 metri e mezzo. Torniamo nel transfer compartment e ci dirigiamo verso Zarya, anche detto FGB, un acronimo russo per dire Functional Cargo Block. Questo modulo è stato il primo della stazione spaziale. È stato lanciato nel 1998 e doveva dare supporto al modulo Unity, che è stato lanciato 2 settimane dopo a questo. Doveva rifornirlo di energia elettrica, dargli propulsione e fornirgli un sistema di comunicazione verso terra. Poi è arrivato il modulo Svezda
e che ha sostituito Zarya in questa parte. È diventato per lo più un modulo di stoccaggio, quindi un magazzino. Vediamo oggetti e borse un po' ovunque. Ad esempio, queste valigie contengono cibo dei cosmonauti russi, ma ci sono anche pezzi di ricambio per le attrezzature ginniche e pezzi di ricambio per gli esperimenti. Sulle pareti, ad esempio su quella di destra, qui ci avviciniamo un attimo, vediamo dei borsoni arancioni. Qui dentro c'è l'attrezzatura nel caso di una fuga di ammoniaca. Dovesse esserci un problema di questo tipo nel comparto americano, gli astronauti chiudono gli hatch, vengono qui, indossano le maschere e la loro attrezzatura e cercano di risolvere il problema. Sempre sulla stessa parete di destra, procedendo in avanti, possiamo vedere dei porta oggetti da bagno, porta asciugamani. Questo modulo, essendo parecchio grande, è lungo 13 metri come Svezda ed è largo 4, può essere una buona zona per lavarsi. Abbiamo visto quanto piccole sono le toilette e quindi se possiamo dire che gli astronauti si lavano, lo fanno qui. Vediamo qui anche dei porta dentifrici, dei porta spazzolini. Su questa parete di sinistra di solito c'è appeso uno specchio parecchio alto. Questi tubi che vediamo passare da un modulo all'altro sono per il passaggio d'aria e alla fine di ogni tubo c'è un filtro apposito. Questa è la parte finale del modulo Zarya. È un po' come il transfer compartment di Svezda. E questa parte ha due portelloni, quello in basso al nadir che ospita il modulo Rasvet e quello frontale che porta alla parte americana della stazione spaziale. Anche questa camera è sferica come la precedente. Sulle pareti vediamo appesi delle attrezzature, ad esempio questo è un sistema di comunicazione verso terra. Sull'altra parete ci sono ad esempio c'è una chitarra, probabilmente è quella usata da Chris Hadfield, e altra strumentazione. Quindi ci diamo appuntamento alla prossima puntata con il modulo Rasvet.